Devo andare a un evento, perciò ci prepariamo insieme. Per la base io sono mesi che utilizzo il Luminous Silk di Armani Beauty, che mi piace che è coprente ma fa respirare la pelle. Siccome sono in camera di Lolo, ho tutto un azzurro dietro che mi fa sembrare molto più bianca di quel che sono e sembrano tutti colori sfasati. Vabbè. Ho un po' di occhiali, specialmente in questi giorni che sto dormendo male per questione jet lag. Ho messo del correttore arancione, ho messo 3 quintali in realtà qua, per far sì che poi dopo ne vada a mettere uno un po' più chiaro e dovrebbe andare a coprire il nero delle occhiaie. Nero poi. Non sono proprio capace a fare questi video. Ultima cosa, ma non per importanza, la cipria che io preferisco in crema. Per fare il contouring invece utilizzo un matte bronzer di Benefit. Dopo aver messo un colore chiaro a vostra scelta sull'occhio, sulla palpebra, io vado a fare una sfumatura sull'angolo dell'occhio di nero. Ho cercato di sistemare la sfumatura un po' col correttore e poi ho messo la matita nera sotto. Ora vorrei provare a fare una riga rossa perché ho un po' di bordeaux. Capiamo. L'unica cosa che ho paura di sembrare tipo un vampiro con sto bordeaux sotto agli occhi, cioè... Ma che è? Alla fine ho fatto tutto nero perché il rosso ci stava malissimo. Adesso uso mascara di Fenty Beauty, ho messo un po' di blush, basta. Come rossetto utilizzo il 203 di Armani Beauty. Magari me lo metto così vi faccio vedere. Volendo una cosa un po' più matte, ci ho passato sopra la carta, l'ho asciugato un po'. Però questo è il risultato. È molto semplice in realtà. Il pezzo forte, ovvero l'outfit, ve lo faccio vedere nel prossimo video.